Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». È in programma per il prossimo 21 giugno dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan il lancio di un nuovo satellite, frutto di una collaborazione russo-tedesca. La sonda che qui vediamo nelle recenti fasi di integrazione nel razzo vettore Proton si chiama SRG, Spectrum Röntgen Gamma. In sostanza è un osservatorio per raggi X che incorpora due telescopi, uno russo per la componente più energetica della radiazione, i cosiddetti raggi X duri, e uno tedesco per fotoni con energia fino a 10 kV o raggi X molli. Il telescopio tedesco, il più massiccio fra i due, è stato sviluppato all'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre di Monaco, sotto la responsabilità scientifica dell'italiano Andrea Merloni. Come italiani sono anche i 7 moduli che focalizzano la radiazione X, ciascuno composto da 54 specchi tubolari concentrici laminati d'oro, realizzati da una ditta di Lecco specializzata in questo campo, la Medialario. Rispetto a telescopi spaziali già operativi da anni come XMM Newton o Chandra, Spectrum RG avrà pari sensibilità ma maggiore campo di vista. In pratica un grand'angolo con cui scandagliare molto più velocemente l'intera volta celeste e compilare una mappa esaustiva delle sorgenti di raggi X come buchi neri, stelle di neutroni e nane bianche. L'obiettivo primario dello strumento tedesco, denominato E-Rosita, è quello di studiare la struttura dell'universo e i parametri cosmologici, in particolare la natura della misteriosa energia oscura. Per questo scopo i raggi X molli sono ideali, perché vengono prodotti in grandi quantità dal gas caldo che si concentra negli ammassi di galassie, che si formano nel tempo dall'aggregazione di strutture più piccole. Osservando decine di migliaia di ammassi sarà possibile ricostruire la loro crescita nel tempo, e sperabilmente distinguere tra vari modelli proposti per spiegare la natura dell'energia oscura. Spectrum RG sarà la prima missione per raggi X a essere collocata in orbita in L2, il punto lagrangiano secondo, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, che presenta meno interferenze per il tipo di scansione continua per cui è progettato il telescopio durante circa 7 anni previsti di operatività.